a presumere molto di chi sta da quest'altra parte. Fa vedere che siamo grandi a tre. Solo qualche grande presidente, qualche superpotenza in questi giorni al centro di Palermo parla avanti a più microfoni. Merita tanti microfoni. Noi invece siamo, ecco, un eletto drappello, uso questo termine perché gli storici hanno sempre parlato di un drappello scelto di giovani dell'elite, dell'elite cittadine che appunto sono stati all'origine della trasformazione dell'Accademia dei Sollevati Letteraria in Accademia Geologica. Vi chiedo scusa se lascio il cellulare acceso, ma è il riferimento che molti hanno per informarci o chiedere in vista di domani. Saluto anzitutto i nostri ospiti, il professor Piccarolo, che è il presidente dell'Accademia Agraria di Torino, che ci onora della sua presenza, e il professor Santidocchi, che lavora all'Università di Ancona, ma è qui in rappresentanza dell'Accademia Geologica di Treviso. L'Accademia Agraria di Pisa è ormai automatico, sì, di cui è appunto il vicepresidente, e ieri la presidente Franca Gambini mi ha detto che sarebbe stato con noi, perché tutti sappiamo quali sono i problemi della comunicazione nella nostra regione. Se ci dobbiamo muovere da nord a sud lungo la fascia litoranea, nulla questo. Se dobbiamo andare verso l'interno, ci sono alcuni assi privilegiati, come superstrade. Se poi ci dobbiamo muovere nell'ambito intervallivo, qualche problema in più ci può essere. Allora, siamo alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno accademico di UNASA. Io per qualche inaugurazione sono andato, ho sempre incontrato presidenti o rappresentanti delle altre accademie, alcune nel messinese, nel catanese, meglio a Cireale, Milano, come anche Siena, insomma da parti d'Italia in cui per raggiungere Macerata e anche Treia, insomma il percorso è impegnativo. Il professor Piccarolo mi ha detto che si fermerà per due notti perché non sarebbe riuscito ad arrivare domattina in tempo utile, ma non ha nemmeno mezzi per ripartire in tempo utile, questa è la situazione, e quindi sono ancora più riconoscente per essere qui. Avevamo pensato appunto di organizzare un incontro, sarebbe stato più formale di fronte a una platea numerosa, non lo dico per mancanza di rispetto, ma perché appunto il drappello scelto che siamo invita ad una colloquialità maggiore, e di favorire l'accesso attraverso una navetta da Ancona. Bene, eccoci qua, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno accademico di UNASA. Domattina avremo dei tempi stretti e quindi difficile presentare anche le accademie, non solo quella di Treia, che è, come dire, la referente per questo anno di UNASA, per questo evento, perché sempre abbiamo detto c'è un'altra accademia importante nella regione, che è quella di Pesaro, e quindi vogliamo che ci siano le due accademie a dire qualche cosa. Voi sapete, anzi siete lì pronti a vedere dove mi sbaglio sulle date o su qualche informazione, così come anche il professor Santidocchi sa, per essere stato con noi quando nel 2005 vennero i georgofili in visita, una delle loro escursioni di studio appunto nelle Marche centro settentrionali, ma alcune cose vanno ricordate, soprattutto cercando un po' di continuità tra il passato e il presente. Domani non si potrà dire tutto, e io ho già avuto modo di attraversare la città con il professor Piccarolo di dire quelli che sono anche, secondo me, elementi importanti da sottolineare, i rapporti tra l'Accademia e la città, perché in fondo la città, nelle forme in cui oggi si presenta sotto il profilo urbanistico, parla di quella che è stata la forza propositiva dell'Accademia e anche il momento di riconoscimento di questa attività che ha visto una terra, quale era appunto Montecchio, diventare città e assumere il nome di Treia.
Quindi è stato un momento particolarmente intenso, che è quello dell'illuminismo, che è quello dell'attenzione per la fisiocrazia e soprattutto, però questo lo sottolineerò domani, e già mi vedo un po' il crocifige, sì, questa è la terza Accademia d'Italia, Accademia Agraria, la prima dello Stato Pontificio, lo statuto che si è dato è stato chiesto da molti altri e molte altre accademie sono sorte, lo sappiamo, da Corinaldo a Viterbo, alla stessa Macerata che poi nel 1782 avvia un'accademia agraria, no? Con l'iniziativa del conte Ascepi e Conventati, tra gli altri ci sono loro come promotori, però non è il presidente dell'Accademia Georgica di oggi che lo dice, gli storici hanno sottolineato questo aspetto, che mentre l'Accademia Georgica di Crea si è occupata degli aspetti tecnici, innovare l'agricoltura, le foraggere da avvicendare per migliorare i suoli, ecco, fino alle sperimentazioni, parlavo dell'estrazione dell'olio dalle granelle e ghiaccioli dell'uva, le granelle dell'uva, si è occupata di aspetti tecnici, ma si è occupata di fisiocrazia, di aspetti economici e di aspetti politici. Questo rientra in un progetto riformista che trova l'appoggio di Pio VI e che fa, lo ha detto anche Venturi, Franco Venturi, ecco, un faro, un elemento di luce nella provincia pontificia attraverso le accademie e questa in particolare che è stata la prima accademia agraria. Mentre Macerata ha privilegiato un aspetto importante, ma essenzialmente quell'aspetto tecnico che non poteva essere recepito ovviamente dagli addetti manuali alla terra, i coloni poco alfabetizzati, e che talvolta nella stessa compagine dell'aristocrazia dei grandi proprietari non sempre ha trovato all'inizio un sostegno. E dunque, proprio per la mancanza, o come dire, ecco, un'apertura anche ad un più ampio contesto in cui si inserisce l'agricoltura, ha risentito il sovranismo bene, ai nostri accademici arrivano, e quindi questo, ecco, è un elemento importante e questo costituisce una base, una eredità che si è formata in tempi anche rapidi, perché dal 1778, quando cominciano le attività, fino al 1800 noi abbiamo una fitta documentazione anche di cose fatte, poi abbiamo il periodo giacobino, abbiamo la parentesi napoleonica alla quale gli accademici hanno guardato anche con molto entusiasmo, e poi gli annali di Filippo Re, in cui scrive lo stesso Benigni, insomma sono qualche cosa di significativo, sono i licei dipartimentali, quelli che diventano i poli della discussione agronomica in quel momento, ecco, assistono appunto a questo periodo, assiste a grandi trasformazioni, avanzamenti sotto il profilo della ricerca e della anche proposta migliorativa dell'agricoltura in una visione fisiocratica e quindi più ampiamente legata alla colonia. Vedono stabilirsi quei legami con le altre accademie nazionali, come non ricordare Toaldo, come non ricordare i fratelli Arduino, i semi che arrivano da Padova, gli scambi di esperienze con le altre accademie, la corrispondenza con il De La Lande in Francia e così la corrispondenza con le altre accademie, di cui noi peraltro troviamo traccia nel giornale delle arti e del commercio, come c'è il magazzino georgico dei georgofili, così c'è un giornale di cui si porta l'accademia. E quindi tra le corrispondenze ci sono anche quelle da Bruxelles. E lo ricorderò domani perché abbiamo con noi Aldo Longo, che è appunto consigliere principale di una commissione nell'Unione Europea, quindi facciamo riferimento anche a Bruxelles e a queste cose. Ecco, e molto, molto si potrebbe entrare nei dettagli di questa vicenda, che dicevo costituisce un'eredità importante. L'eredità consiste nella raccolta dell'archivio delle memorie,
tra i miei appunti dovrò tornare su una busta per vedere un anno che nei miei appunti non ho fissato, ma è il 1780, sono sicuro. Queste memorie, questa grande corrispondenza che ci permette di stabilire una rete che poi nel secolo successivo non c'è stata. E forse neanche nel Novecento, solo oggi noi riusciamo a riattivare, ci ha costituito e ci ha lasciato in eredità una conoscenza maggiore del territorio. E poi la scelta di Trea è stata motivata dal fatto che il Benigni ha detto lì c'è l'antica città e lo ha dimostrato, l'antica Trea romana, e quindi il nome, questa cosa qui. E in questa eredità c'è anche la palazzina Valadier e la ristrutturazione, la piazza, il monumento a Pio VIII, questo contesto che fanno della città uno dei centri storici più significativi nel nostro contesto regionale, ma anche nel contesto italiano. L'Accademia è diventata un istituto di cultura alla fine dell'Ottocento, un istituto di conservazione, è diventata poi nel Novecento un riferimento per un gruppo molto più ristretto, forse anche molto più segnato da contingenze rispetto a quel drappello iniziale formato da Enrico Manni, dai fratelli Bennigni, dai Chiumenti, dai Grimaldi, insomma quando ha preso avvio la trasformazione della società dei sollevati in Georgica. E una storia che non si interrompe ma si rivela meno vivace fino agli anni 60, quando poi ecco, comunque sia vengono rinnovate le magistrature, nel momento in cui l'Accademia diventa ente morale negli anni 50 per ottenere, poter entrare nel possesso dell'ascito simboli, sono direi 25 anni che l'attività è stata rilanciata dalla fine degli anni 80, in particolare nel 94, un importante convegno di taglio storico per dire quello che era stato e oggi. E in questo rilancio ecco, ci sono dei momenti particolarmente significativi, delle cose fatte e quelle che si vanno a fare. Tra le ultime voglio ricordare che siamo nel pieno, appunto posso ricordare per il passato la ricostruzione degli eventi che hanno sottolineato quale è stato il ruolo di questa istituzione, i contatti ripresi con le altre accademie, per iniziare da Georgofili, l'essere stati tra i soci fondatori di UNASA, perché l'Accademia Georgica è nel primo gruppo che costituisce UNASA, forse anche noi siamo un po' morosi, ma dicevamo che questa morosità, professor Piccarolo, sappiamo non è solo nostra e dipende da molte cose, quindi questo e la riflessione su tematiche non solo più storiche, ma anche incontri importanti che ci sono stati, per esempio con anche i tecnici della Regione Marche sulla questione dell'ambiente, abbiamo avuto più incontri, lo dico perché ha come riferimento anche una pubblicazione importante edita dai Georgofili, i patriarchi vegetali, no? I grandi alberi secolari che noi, ai quali abbiamo organizzato un evento, perché qui in città c'è stata una sensibilità verso questo, gli appuntamenti culturali con le celebrazioni dell'ANSI, che cosa ha a che fare con l'Accademia? Certo il Lanzi non si è occupato di agricoltura, ma Luigi Lanzi è stato un etruscologo che ha decifrato una lettera dell'alfabeto etrusco, è stato l'organizzatore degli Uffizi, del Museo degli Uffizi di Firenze, dove sono alloggiati anche i Georgofili, è stato un grande letterato, umanista e anche un uomo di spiritualità essendo un gesuita. E nel bicentenario abbiamo dedicato molti studi a questo. Perché? Perché proprio il Benigni cita nel volume in cui ricostruisce le ricerche dell'antica Trea anche l'affiliazione dell'Anzi all'Accademia. E l'Anzi sappiamo che delle accademie tutti lo chiedevano, era un po' sospettoso, ti fanno accademico, poi ti chiedono di scrivere la storia di quella città. Io non riesco a rispondere a tutti.
ma non disse di no all'aggregazione, almeno a quella di Montecchio e poi di Treia. E proprio perché molte sono state le figure importanti legate all'Accademia, siamo in anni in cui ricorre il 150° della nascita di Nazareno Strampelli. E Nazareno Strampelli, in particolare Carlotta, che è legata anche a Pesaro per un premio, a Nazareno Strampelli abbiamo dedicato diverse iniziative, diversi eventi, soprattutto questi eventi sono passati attraverso iniziative e rapporti con l'Istituto Tecnico Agrario, che ho sentito anche poco fa, e devo dirvi che la burocrazia ha sempre un suo peso. Siamo in un periodo scolastico in cui non sono più ammesse assenze dalle attività in aula. Comunque verrà il professor Grasso, verranno alcuni colleghi, ma non potranno venire gli studenti. In fondo, fatto presente dalle 10.30 a mezzogiorno e 30, sono due ore, la lezione di un consigliere principale della UE non capita tutti i giorni. Però la norma non può essere disattesa. Con l'Istituto Tecnico Agrario abbiamo fatto questi lavori, li abbiamo fatti anche in passato con altri enti, con le prologue su altri temi, ma su Strampelli e su Carlotta, in particolare legando questo anche al ruolo delle donne nell'agricoltura e nella ricerca scientifica. Questo ci ha consentito di agganciare diverse imprese che lavorano nell'agricoltura, sul territorio, parlando di Strampelli e di quello che è stato il suo lavoro, l'avvio di quella che oggi noi chiamiamo la rivoluzione verde e anche i suoi avanzamenti, anche la difesa della tipicità, e questo è stato uno degli ultimi appuntamenti, e poi la pubblicazione di vari atti, degli incontri che ci sono stati. Domani c'è però in particolare L'uomo che voleva nutrire il mondo, è il titolo di uno dei lavori pubblicati dall'Accademia, e realizzato dal nostro accademico Sergio Salvi, perché un'ASA, in tutti i suoi incontri, nelle sue inaugurazioni dell'anno accademico, il Presidente sempre ricorda questa urgenza, appunto, una popolazione mondiale che cresce e la necessità di dare una risposta nei prossimi decenni a un fabbisogno alimentare maggiore, ma anche una sicurezza alimentare. E sulla sicurezza alimentare, quando si toccano i temi della ricerca scientifica, molte volte le informazioni non sono sempre ponderate, sono viscerali di parte. Ecco, quindi questi sono i progetti che noi abbiamo intrapreso per il futuro. Il futuro, dicevano gli antichi, giace sulle ginocchia di Zeus. Ecco, e molte volte quando facciamo le nostre cose ci entusiasmiamo molto, però siamo sempre anche consapevoli dei nostri limiti. E qualcuno più fideisticamente toccato potrebbe dire vanitas vanitatum et omne vanitas, per cui arrivano poi cause di forza maggiore. In questo momento dobbiamo far fronte ad altre cose. Abbiamo preparato una visita virtuale che permette di vedere l'archivio degli accademici, per esempio questa è una parte che è stata presa su un grande, ecco, le sale dove sono conservate gran parte delle documentazioni dell'Accademia, e la parte dove sono anche questo l'appartamento simboli, magari questo poi lo scopriamo dopo e magari lo commentiamo. Ecco, questo è il saluto che rivolgo. Molti hanno annotato le mie defaillance di memoria, però per il professor Piccarolo è un riepilogo per il nostro collega, il professor Sapirocchi. Ora sì, è il momento di parlare di questo. Beh, okay, grazie. Grazie per l'invito. Per me è un vero piacere, diciamo, venire a raccontare e continuare la storia di un'accademia che, pur essendo ovviamente più giovane, comunque quest'anno sta festeggiando il 190 anni, quindi non è anche lei, diciamo, sta messa abbastanza bene. Adesso se posso
Intanto però mi faceva piacere raccontare una cosa che io mi sono imbattuto indirettamente nell'Accademia Georgia di Treia quando l'allora presidente del Consiglio regionale Bucciarelli mi fece vedere un testo di inizio 800 della Patera Stelli di Monzano, lui originario di Castelplano, originario. Patera Stelli che vantava la sua appartenenza all'Accademia Georgica di Treia, che scrisse due volumi il Dottore della Villa. Il Dottore della Villa, che è molto curioso perché ovviamente lui partiva da questa considerazione che ovviamente i suoi parrocchiani erano analfabeti, e allora lui doveva raccontare una cosa come si faceva normalmente, cioè attraverso le veglie serali. Infatti questo libro è diviso in 40 capitoli, ogni capitolo è una veglia serale e ogni capitolo si occupa di un argomento specifico, e lui e si arriva anche ad approfondimenti particolari come quelli della misura della dimensione degli animali e la misura, quindi si arriva e la misura del contenuto delle botti, quindi ovviamente si va anche in calcoli matematici. Quindi questo libro questa coppia di libri è particolarmente interessante perché intanto un abate riesce a far pubblicare due libri di agricoltura in piena epoca napoleonica, 1908-1909, questo già di per sé è un evento particolarmente interessante, no? In più aveva scritto una analisi molto attenta della realtà agricola del tempo, probabilmente lui aveva letto ovviamente i libri vecchi, lo lasciamo in quella maniera, non è un problema. Aveva letto diciamo una serie di libri vecchi e questa cosa curiosa era molto aggiornato per il tempo che era, tanto che questi libri sono stati ristampati anche fino a 800 addirittura sono stati ristampati e quindi c'era, io ebbi una discussione grossa anche al momento della ristampa perché sono state fatte copie serigrafiche per non della ristampa con un politico locale che lui dice sì, ma questo però l'abate dice che i contadini devono obbedire ai padroni. Sì, però dico da un'altra parte dice esattamente si scaglia contro i padroni assenteisti, che erano la maggior parte, purtroppo nello stato della Chiesa, come sappiamo bene, la maggior parte dei padroni terrieri avevano come unico, come principale interesse quello di avere il palazzo o un appartamento a Roma per stare vicino al centro del potere, no? E quindi quell'epoca lì dal punto di vista agricolo è stata abbastanza problematica, se vogliamo, per la realtà agricola marchigiana, no? E quindi c'è stato un po' questo imbattermi in questa cosa che è stata molto interessante. Poi io lessi questi due libri in un viaggio in Argentina, un volume in andata e un volume al ritorno, tanto c'era tempo, 14 ore di viaggio durava l'aereo, quindi il presidente Bucciarelli che voglia ristampare alcune copie, che però è stata una cosa interessante per come era impostata. Bene, ovviamente io porto i saluti di Franca Gambina, la presidente che oggi non poteva venire. Io faccio parte da un po' di tempo ovviamente del consiglio direttivo dell'Accademia Agraria di Pesaro e attualmente svolgo un po' il ruolo di vicepresidente. Allora, intanto partiamo da questa cosa, dice scritto di istituto nel 1828 quando è stato fatto lo statuto, intanto vedete già qua diciamo che cosa è scritto nell'articolo 1 di questa cosa dell'Accademia Agraria. L'Accademia Agraria, ente morale con sede in Pesaro, viene istituita nel 1828 per il scopo la divulgazione delle scienze applicate allo sviluppo agricolo forestale, alla relative tecnologie, alla sicurezza alimentare e dell'ambientale. Voglio dire, non è che c'è niente di nuovo, adesso
diciamo, quello che dovrebbe essere l'impegno di un una struttura del genere, ma anche di altre strutture, anche della stessa università, dovrebbe essere questo, dovrebbe essere, quindi non è che c'è niente. Quindi è il 1927 però che viene concessa l'autorizzazione, e l'autorizzazione si vede, forse è stata anche più facile per capire chi sono stati quelli che sono stati i promotori, ovviamente, i promotori della prossima. Poi è nata, se vogliamo, in un periodo estremamente difficile per la creazione di associazioni. Si era in piena epoca carbonara, eccetera, e quindi ci doveva essere un terrore in quel periodo grandissimo per queste associazioni che comunque portavano a fare delle riunioni, e quindi poteva pensare che magari erano rivolte allo stravolgimento del potere costituito, no? Da questo punto di vista. Va. Ecco. Okay. Va bene, adesso. Vedete, erano tutti ovviamente nobili, però c'era ovviamente l'autorizzazione anche del delegato apostolico. Di un altro monsignore, del canonico, e quindi in questo caso è stato un discorso certamente possibile, perché la proposta è stata fatta da chi veniva considerato ovviamente un alleato ovviamente del un alleato del papato. All'inizio il comune però ha avuto un atteggiamento abbastanza tiepido, quindi la parte, chiamiamola, delle autorità civili, ha avuto un atteggiamento tiepido, tanto che per fare eventuali attività dimostrative o di esposizione o anche di sperimentazione, gli misero a disposizione i terrapieni dei bastioni delle mura, e nient'altro. Bisogna aspettare un altro decennio successivo, in cui una figura di una certa importanza nell'ambito le persone di rilievo dentro la città di Pesaro cedette come riconoscimento del fatto che l'Accademia aveva seguito in particolare un fratello che poi era morto, quindi era stata un po' una cosa, cedettero un fabbricato, e poi quindi è una superficie dove fare degli orti, quindi quelli sono chiamati ancora oggi gli orti giuri, venivano chiamati proprio gli orti giuri, e sono ancora oggi chiamati così, anche se in questo momento non c'è proprio una utilizzazione spinta di questa cosa, perché poi l'attività dell'Accademia, ecco questo, adesso però si blocca sempre, non va, vabbè, quindi alcune cose ve le posso raccontare, altre un po' meno, ma il grande successo dell'Accademia fu quando dopo l'Unità d'Italia, dopo anche la presa di Porta Pia, e quindi dopo l'annessione anche del Lazio, eccetera, per la disponibilità di risorse finanziarie e magari aggiuntive, l'Accademia Agraria acquistò l'attuale villa, che è ancora oggi sede dell'Istituto Agrario di Pesaro. L'Accademia fino al 1870-75 faceva già un'attività di formazione con delle lezioni. C'erano 4 o 5 figure importanti che nell'ambito dell'Accademia faceva attività di formazione per chi voleva acquisire un po' di conoscenze in campo agrario. Quindi noi parliamo di un'Accademia Agraria, quindi soprattutto tecnico. In campo agrario, quindi c'erano
c'erano dei lettori di agrario, dei lettori anche di varie materie, no? Anche di matematica, anche di base, eccetera. E quindi lo faceva già, ma lo faceva in maniera informale. In maniera informale, quindi non era stata una cosa che era stata formalizzata nel tempo. Quindi da quando era stata costituita questa attività ne ha sempre riconosciuto l'importanza. Mentre invece a un certo punto venne l'idea di portare a sistema, probabilmente, ripeto, per via delle risorse finanziarie che in quel tempo avevano a disposizione, acquistarono la villa con terreni intorno annessi e quindi costruirono una colonia di una certa dimensione, e da lì partì poi l'Istituto Agrario di Pesaro. Partì l'Istituto Agrario di Pesaro, quindi l'Istituto Agrario di Pesaro fine 800, quindi diciamo attività è stata una cosa certamente interessante da questo punto di vista. Per gli accademici è stato sempre sempre lo è tuttora, se vogliamo entro certi limiti, ovviamente adesso un po' più, una cosa un po' più limitata, è stato sempre un vanto portare a conoscenza degli accademici e della città le esperienze fatte, anche nelle proprie aziende. Quindi c'era un obbligo di fare due assemblee all'anno in cui ecco, vedete, ok, adesso parte, ok, vedete, c'era l'organico, no? Questa è la prima cattedra, era una scuola di agricoltura, però dicevo informale, no? C'era una magistratura, quindi ovviamente sempre di controllo, certamente era un lettore di agraria, un lettore di geometria veterinaria, un professore di veterinaria e il custode che era coltivatore dell'orto sperimentale. Il corso aveva una durata di 3 anni. Vediamo se si va indietro. Ecco, sì, adesso è andato indietro io, ma infatti volevo andare indietro per farvi vedere questo discorso come è stato, no? È stato a disposizione del liceo annesso per insegnare una sede dell'Accademia perché fosse centro di studi di ricerca, quindi possibilità di avere dei miglioramenti, no? Da questo punto di vista. Quindi il comune non è che è stato mai molto e quindi 1876 invece Villa Caprile, che è una spesa che in quel tempo penso che 67.000 lire poteva essere anche una cifra abbastanza consistente, no? E quindi progettata 1972 per fare la cosa. 1876 è stata inaugurata e fin dal primo anno, ecco, la cosa particolare, se voi vedete, non è che era una cosa che veniva utilizzata dai proprietari terrieri. La prima, primo anno c'aveva 9 figli di mezzadri e un figlio di fattore, e quindi forse perché già a quel tempo si stavano costituendo, era già partita quella di Pisa e di Napoli, le facoltà di agraria, e quindi i padroni che magari avevano voglia di studiare andavano in facoltà, andavano all'università, andavano, no? Poi Perugia è nata 1885, quindi siamo questa fase qui siamo, no? Da questo punto di vista. Quindi c'era stata questa cosa, e quindi era già da subito destinata veramente a elevare le conoscenze dei livelli più bassi, diciamo, dal punto di vista fra l'altro. Diventa poco dopo, diventa statale, è stato come scuola pratica di agricoltura, è stato uno dei primi scuole pratiche di agricoltura a livello anche nazionale, perché a quel tempo lì c'era stata, come sapete, delle iniziative di formazione consolidata nel Granducato di Toscana, ma poi fino all'Ottocento, in questa fase che viene tanto osannata dal punto di vista dell'incremento della civiltà, no? Si fanno i riferimenti in questo periodo alla Belle Époque, eccetera, ma dal punto di vista agrario si è in una fase regressiva fortissima, perché per tenere buona la situazione era stato diciamo, resa molto più rigida, perlomeno in Italia centrale, il discorso mezzadrile,
con molti più privilegi aggiuntivi per i proprietari. C'erano molti più privilegi aggiuntivi per i feriali, faccio riferimento per esempio a una cosa che si diceva che era a metà, però intanto sui bovini era il 60% il proprietario e il 40% in mezzato. Le olive, nella migliore delle ipotesi, il proprietario si riservava il 70% del prodotto, nella migliore delle ipotesi, spesso anche il 100%, e questo dimostra perché in regioni come le Marche l'olivicoltura del passato, no, non abbiamo un'agricoltura del passato, perché proprio i mezzali che la facevano crescere a farlo, io la sé, a loro non diveniva molto, no, da questo punto di vista. Quindi c'era questo aspetto certamente interessante. Questa scuola tra l'altro è impostata, come vedete, in maniera abbastanza particolare, come sì, era statale, però la direzione e una parte delle spese restavano all'Accademia, quindi vuol dire che in quel tempo l'Accademia aveva risorse economiche importanti per poter mantenere questa struttura, no? Quindi questo era certamente un discorso interessante. Addirittura, presso sempre la struttura, nel Pesarese partì proprio l'iniziativa delle cattedre ambulanti, istituto di cattedre ambulante, che devo dire Pesaro è stata una delle ultime, perché Macerata già era partita un trentennio prima, Macerata è stata una delle prime cattedre ambulanti d'Italia, anche una delle più efficienti, almeno a quello che si racconta da questo punto di vista. questo bisogna dirlo. E ovviamente cattedra ambulante non vuole dire che c'era solo una persona, c'era un gruppo di persone che tenevano tra l'altro nei giorni festivi conferenze, eccetera. E quindi questa cattedra ambulante pubblicava anche un periodico mensile. Quindi lì si incominciò a lavorare sui periodi mensili, in cui erano quindi delle principali istituzioni agrarie che a quel tempo già erano presenti. No? Quello che vi cominciavo a raccontare in attesa che si risolvesse il problema. Due riunioni annuali al minimo, in cui i soci potevano esporre il frutto dei loro studi, però una cosa importante era che lo statuto faceva obbligo ad ogni socio di leggere una memoria almeno una volta ogni due anni. Quindi c'era un obbligo statutario, cioè. Quindi questa è la cosa importante, no? Perché se no diceva, sono sempre gli stessi che fanno le classi, no, c'era un obbligo statutario per fare in maniera che, e tutto questo, tutte queste questi interventi, quelli migliori perlomeno, sono stati raccolti in una bella cosa che erano le esercitazioni della Accademia Agraria di Pesaro, una serie di pubblicazioni che sono ancora, fanno parte ovviamente dell'attività dell'Accademia. Oggi, allora, c'è stato un periodo, soprattutto negli anni 70-80, in cui l'Accademia aveva, l'Accademia ovviamente quando l'Istituto Agrario è cresciuto non c'aveva più tanti spazi a disposizione a Villa Caprile, quindi la Villa Caprile a quel punto, quando dopo l'Italia repubblicana è diventata sede principale dell'Istituto Agrario e quindi di proprietà dell'Istituto Agrario, quindi l'Accademia Agraria ha acquistato un paio di appartamenti nel centro di Pesaro. E prima faceva le assemblee annuali, eccetera, utilizzava le strutture del comune. Quando si prevedeva che c'era un'attività importante, magari si andava anche in teatro oppure nella sede del Consiglio Comunale. Perché poi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, da mezzo secolo ormai, viene sempre invitata una personalità esterna, magari non ancora socia dell'Accademia, che fa una lezione magistralis, ovviamente fa una lezione, dopo vedrete quella che è prevista per quest'anno. Poi, in tempi più recenti, ormai da una decina d'anni a questa parte, sono ristabiliti un po' meglio i contatti con l'Istituto Agrario e quindi si è ricreata una unità di intenti
effetti che sta funzionando anche abbastanza bene per la presentazione di progetti finanziabili e quindi per fare un'attività magari insieme, no? E quindi su progetti sono connessi ai temi della formazione, quindi ci sono molte filiere, temi della formazione e della divulgazione, quindi coinvolgendo anche le nuove generazioni. Per esempio, attualmente è un progetto che sta crescendo e ha ricevuto un finanziamento iniziale, ma adesso sarà uno ancora probabilmente più consistente, quello della caratterizzazione genetica dell'olivicoltura di cartoceto, che è una olivicoltura un po' particolare in una zona, però la parte delle varietale è un po', c'è una gran confusione, quindi allora noi anche con l'università, ma con la presenza dell'Accademia e dell'Istituto Agrario si pensa di sviluppare qualcosa insieme. Questi progetti verranno sempre con il movimento di Istituto Agrario, ovviamente anche per dare un po' più interesse a questi ragazzi. L'Istituto Agrario è esploso, come quello di Macerata, sono i due istituti agrari che sono tutti e due esplosi con numeri incredibili, sopra i 1000 studenti, eccetera. Conosco ovviamente abbastanza bene anche questo di Macerata, no? Sono esplosi in maniera incredibile da questo punto di vista. Quindi, queste cose, queste iniziative saranno anche di stimolo ulteriore ovviamente per andare direttamente avanti. Questo per esempio è il manifesto che abbiamo preparato per l'inaugurazione del 190° anno accademico. È stato invitato un presidente dell'Università della Russia che parla di agricoltura sociale. Agricoltura sociale adesso se ne sta parlando sempre di più, no? Ovviamente, perché tutte le strutture che si occupano di sociale hanno una parte agricola, però molto spesso la collaborazione, queste cose si creano spesso con persone che hanno pochissime competenze nel settore agricolo. Questo no, magari non facciamo riferimento a Macerata, perché Macerata già una cosa di cui c'è stato per lungo tempo presidente un laureato in agraria, ovviamente, no? C'è stato, quindi da questo punto di vista Macerata magari fa piacere. Noi per esempio abbiamo collaborato a un bel progetto a Corridonia, abbiamo aiutato una struttura molto importante che c'è qui a Corridonia per fare anche dei progetti che riguardavano l'attività agricola. Quindi noi come facoltà siamo talmente coscienti di questo discorso, abbiamo costruito un curriculum di agricoltura sociale nell'ambito della laurea magistrale in scienze agrarie del territorio, quindi abbiamo cercato di dargli un'importanza molto forte da questo punto di vista, no? E ovviamente questo docente se ne è occupato da parecchio tempo e ovviamente venerdì 26 maggio, in occasione del Salone del Piano Nobile di Villa Caprile, quello il Piano Nobile, quello che viene poco utilizzato, no? Perché stava al piano sopra, e ci sarà questa produzione da parte di questo colore. Era stato fatto riferimento ovviamente a Carlotta Strampelli. Questo premio in verità era un premio che è da parecchio tempo che è stato istituito dalla Crema Grande Chiesa, ma poi per un po' di tempo è stato sospeso. C'era proprio un finanziamento specifico interno. Carlotta Strampelli perché? Beh, si era partito da una considerazione di base, perché questo l'ha raccontato in quelle poche cose che ha scritto anche Nazareno Strampelli. Se non ci fosse stata Carlotta Strampelli e quindi non ci fossero state le mani di Carlotta Strampelli, lui non avrebbe mai potuto fare gli incroci. Non avrebbe mai potuto fare gli incroci perché lui non aveva mani così sensibili, così attente per poter fare questo lavoro. Lui dava le indicazioni e gli incroci almeno all'inizio, poi dopo magari lei avrà insegnato a qualche altra persona, però ecco, e questo quindi la presenza femminile nell'attività di ricerca, che è sempre più consistente anche ovviamente in campo agrario da questo punto di vista, che ci ha rispetto a noi maschietti un po' più spesso molto più attenzione sulle cose.
cose, no? Da questo punto di vista. Quindi c'era proprio un premio che adesso l'abbiamo riattivato in occasione proprio in occasione dell'inizio del festeggiamento del 150° anno della nascita. C'è un diploma e una somma in denaro, ovviamente. Una somma in denaro che viene data a disposizione di questa ricercatrice giovane che ha ovviamente a giudizio insindacabile della commissione è stata considerata per quell'anno la figura di riferimento nel sistema della nell'attività di ricerca genetica nel settore agrario e in particolare in campo del marcio. Quindi in sintesi magari è stata un po' più lunga viste le difficoltà tecniche, però è questa un po' l'attività dell'Accademia Agraria di Pesaro. Quindi questa assemblea, poi un paio di incontri eccetera, e adesso si sta sviluppando con questa attività esterna che visto che è sempre più difficile ovviamente avere dei contatti reali, continuativi con imprenditori agricoli. Sì, dentro l'Accademia c'è sempre un gruppo di imprenditori agricoli, ma spesso sono nell'ambito del numero fisso di soci diciamo ordinari, sono sempre più figure che rappresentano la società anche nelle sue diverse sfaccettature, no? Ovviamente no? Non è più un'accademia esclusivamente agraria, no? Però ovviamente in questo modo, con queste iniziative, si è ritenuto opportuno che si potrebbe dare un contributo anche in questa fase che è così critica, però per certi versi può far pensare che ci potrebbero essere delle prospettive interessanti di sviluppo, magari non come ogni tanto qualcuno impropriamente tende a esaltare, come se l'agricoltura potesse risolvere tutti i problemi della società, però comunque un contributo lo può dare se c'è la collaborazione di tutti e se la fase informativa si può trasferire in maniera corretta. E a me piace definire questo periodo in cui sembra che le informazioni non contano, quelle non importano dove vengono, piace definirlo come nuovo medioevo dal punto di vista informativo questa epoca, perché si trova, noi che ci occupiamo di formazione e di informazione, ci troviamo continuamente a scontrarci con delle affermazioni spesso fantasiose fatte da persone che però sono convinte di queste affermazioni fantasiose perché l'hanno letto su internet, ovviamente, no? Per carità, internet è una cosa, però ovviamente noi dobbiamo, credo che sia un nostro obiettivo, nostro compito anche etico, se vogliamo, di riuscire a provare a trasferire a più persone possibili le conoscenze che, grazie ovviamente a chi ha investito su di noi nella formazione e poi nel continuare l'attività, riusciamo a fare. E quindi le accademie potrebbero essere, potrebbero svolgere un ruolo più interessante magari delle stesse università da questo punto di vista di informazione, perché l'università attualmente, dobbiamo essere coscienti, viene vista sempre più con sospetto, no? Ovviamente da queste su queste cose. Le accademie potrebbero, se fatte in una determinata maniera, probabilmente potrebbero dare un ruolo addirittura più significativo all'università. Io vi ringrazio. Quindi anche lei è un po' più giovane, però. Soprattutto importante anche per questa raccolta di armadi di carattere, che sono molto ricercate nelle biblioteche. E poi un altro aspetto in comune, tra le cose fatte, no, appunto all'inizio l'Accademia Georgica avviò, per esempio, con Don Pietro Perugini, delle rilevazioni meteorologiche, il giornale agrario, e l'Accademia con il Guidi, sì, sono delle basi di quello che sarà poi l'Osservatorio Valerio. Esatto, l'Osservatorio Valerio, esatto, che stava sempre nella struttura, che era prima sede dell'Accademia, poi era diventato osservatorio, questa è una cosa che mi sono dimenticato. Ma voglio dire, ecco, appunto che
sono gli anni di poco, di qualche decennio sono passati, c'è in mezzo l'esperienza napoleonica, i licei dipartimentali me lo lasciano un segno, perché chiaramente la vicenda napoleonica comunque sia rappresenta una ventata di novità e quindi una innovazione che poi rimane. Lo stesso Leone XII che istituisce alla riforma della scuola o a Divina Sapienza, e quindi in questo no, c'è una ricezione di alcune cose che sicuramente hanno un effetto. E l'esigenza di vedere l'agricoltura legata ad un ventaglio, ad una serie di scienze particolari che concorrono a dare informazioni per la migliore gestione appunto delle faccende agrarie, tra cui la conoscenza dei suoli, ovviamente l'avvicendamento e lo studio delle piante e la climatologia rientra direttamente in questo, ecco, trovare questi interessi stabilisce senz'altro un parallelismo tra queste due. Ma per esempio a me piacerebbe fare una ricerca, perché io sono convinto che potrebbe essere stato un pochetto di queste accademie che si sono occupate dell'agricoltura, quella di promuovere nel 1700 perlomeno all'Accademia Giorgia di Treia la coltivazione sulle nostre colline della Sulla, perché la Sulla è quella che poi ha permesso la trasformazione in uso agrario dei terreni dei nostri collinari che altrimenti erano inutilizzabili perché erano terreni argillosi di origine pliocenica e quindi ricchi di sale, per cui non riuscivano a garantire una stabilità strutturale. La capacità di sopravvivere in queste condizioni della Sulla e quindi grazie anche a questo fittone centrale ha favorito un drenaggio dei terreni superficiali e ha reso possibile la coltivazione. Certo, anche nelle memorie dei nostri archivi abbiamo la citazione di tutta una serie di studi di come migliorare il processo di vinificazione, soprattutto rendere i vini anche trasportabili, quindi esportabili per mare, e anche nel posto Terenzio Mammiani poi in realtà certo. Pubblica la memoria su come tra l'altro la Madre Rastelli nel secondo volume ci mette proprio la cosa proprio di vinificazione, si mette. Questa cosa, questo libro che è quasi sconosciuto, a me mi ha affascinato molto. Questo libro è un catechismo agrario, in fondo. Esatto. 40 veglie in cui si parlava di tutta la realtà agricola. In cui in fondo è l'esperienza napoleonica, perché l'esperienza napoleonica non mancano anche nel clero e soprattutto tra i vescovi, coloro che appunto sollecitavano l'apertura. E ne abbiamo ad esempio a Urbani, ecco, di costoro che scrivono in questo senso, che sarebbe molto più utile insegnare ai contadini come fare le loro faccende agrarie piuttosto che appunto predicare cose di cui non capiscono nemmeno in una lingua o in un latino. Esatto. Dunque tutto questo certo poi non paga, perché l'esperienza napoleonica dura poco. Noi abbiamo il Benigni che abilmente riuscirà a ricrearsi comunque uno stato, però lì comincia un fermento che nel tempo ha un suo effetto, una sua filiazione. Va bene, se il professor perché ha delle curiosità, i limiti della nostra possibilità. Adesso accennavo che proprio sentendovi parlare, innanzitutto complimenti perché avete fatto un quadro delle due accademie, è veramente interessante. No, dicevo, sentendovi parlavate della vite, delle indicazioni sulla vinificazione, eccetera, le stesse cose le potrei dire per l'Accademia di Treia, certo. È nel 1918, nel 1785, quindi è un pochino più giovane di questa, ma pieno periodo illuminista, viene riconosciuta la vittoria del Leo III, quindi inizialmente si chiama Società Agraria, poi diventa Reale Società Agraria e poi Reale Accademia di Agricoltura, poi cambiando la monarchia è rimasta Accademia di Agricoltura. E in particolare sul discorso di vinificazione in Piemonte ho questo straniero
che è quello che ho presso Carlo Alberto, presso Agrezzane, dove Cavuto aveva questa tenuta, e lì praticamente nasce una grande linea piemontese. Il barone, il barbaresco, anche lì c'era il problema che queste linee non si conservavano, non era possibile il trasferimento, e grazie a Stariero, che era poi socio anche lui della Commissione di Cultura, e quindi diciamo che secondo me l'azione che queste accademie hanno svolto nei secoli passati è stata veramente un'azione importante, insomma. Il fatto di riunirle tutte sotto un unico ombrello che è l'UNASA è stata un'intuizione del professor Scaramuzzi che adesso il professor Stanca sta portando avanti con grande intelligenza, insomma. Io sono profondamente convinto che le accademie oggi hanno soprattutto il compito di un ponte tra quella che è la ricerca, i risultati della ricerca che avviene negli istituti di ricerca dell'università sul campo operativo. Sono d'accordo, anch'io sono universitario, quindi nei confronti dell'università ci può essere una certa diffidenza. A volte hai ragione, perché l'universitario tende un po' a privilegiare i suoi risultati, mentre invece l'accademia è un momento neutrale che assume un maggiore credibilità. E questo forse dovrebbe essere proprio un compito su cui lavorare tutti insieme. E un'ASA, questo è molto riflettuto, in effetti il nostro primo progetto per questa inaugurazione è quello che cercare di portare rappresentanti della maggiore organizzazione dell'università, della conferenza dei rettori, a ragionare su ricerca e divulgazione, su università e accademie. È un progetto che rimane, sicuramente verrà portato avanti nei prossimi anni, perché poi le contingenze, gli impegni, non sempre consentono di incastrare i tempi giusti, ma è molto avvertito questo. E in fondo è una linea di continuità, io ritengo, perché mentre negli anni delle nostre accademie l'università è ancora un po' la rocca dell'aristotelismo e dello studio. E quindi Agrario non è ancora partita. Soprattutto non vede per esempio il ruolo delle donne se non lo studio avviene all'università o nel chiuso del proprio studio, e c'è la lezione, le accademie pubblicano le memorie, che è un discorso, un registro e un'impostazione anche stilistica del tutto differente che un'altra famiglia. Quindi questo rapporto, questa integrazione delle due istituzioni può essere ricondotta fin dall'origine dell'Accademia Agraria, e sicuramente un'ASA, una riflessione a cosa sarà possibile. Bene. Va bene, allora ci diamo appuntamento alla